Il nostro viaggio in Molise oggi si ferma a Larino per il Carnevale, riconosciuto tra i carnevali storici d'Italia. Rimanete con noi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, e quei occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via, e perché non esistono più, è una giostra che va. Che bello, sono felicissima, passiamo questa giornata insieme, non vedo l'ora di vedere sfilare i carri perché so che insomma il Carnevale di Marino è stato istituito nel 1976, per cui sono tanti anni di tradizione, ci sono molti giovani che lavorano mesi e mesi per realizzare questi carri in cartapesta bellissimi che sono alti insomma fino a 6 metri. Ho portato anche mia figlia proprio per far respirare questa atmosfera, vivere questa esperienza perché è un evento veramente unico. E tra l'altro ci sono due weekend, perché c'è questo weekend, quindi questo sabato e questa domenica, e anche il prossimo, quindi il 25 e il 26. E ci tengo proprio a dire venite a vedere e a vivere l'esperienza del Carnevale perché è qualcosa di unico. In Italia abbiamo tantissime regioni che realizzano eventi come questo e a me fa veramente piacere farmi portavoce e avere il privilegio di vivere questa esperienza. Allora, è la prima volta che vengo a Larino, quindi questo sì, non vedo l'ora di fare anche una bella camminata per le vie, conoscere la gente, assaggiare poi anche i prodotti tipici locali, non vedo l'ora, quindi mi fermerò anche questa sera. E poi abbiamo la fortuna che è stata una giornata splendida, quindi c'è una luce oggi magica e soprattutto c'è il calore della gente, dei molisani. Laura Ricci, segretario dell'associazione Larinella che siete occupati di organizzare il carnevale. Avete iniziato così per gioco e ora è diventato, sono riconosciuto come uno dei carnevali storici d'Italia. Quanti carri oggi sfilano e quante associazioni hanno lavorato? Dunque, i carri allegorici corrispondono a quelle che sono le associazioni. Ne abbiamo 4 di prima categoria e 2 di seconda categoria. Sì, abbiamo iniziato per gioco, insomma, neanche tanto, ora siamo quasi al limite dei 50 anni, però diciamo che negli ultimi anni l'associazione ha fatto un lavoro veramente molto duro insieme ai carristi, perché i carristi poi sono parte dell'associazione, e siamo riusciti a ottenere questo riconoscimento che per noi è stato veramente molto importante. Quindi sì, siamo fieri di quello che riusciamo a portare in scena e speriamo che tutti si divertano oggi con noi. Quali sono i temi del carnevale?
I temi sono vari, nel senso che i ragazzi hanno scelto personalmente il tema di ogni carro allegorico e abbiamo sia la guerra, che sono quelli di attualità ovviamente, come la guerra in Ucraina, anche il Covid che abbiamo appena superato, e ci sono anche dei temi molto più, diciamo, intimi, perché ci sono anche alcuni carri che hanno scelto di trattare il tema dell'amore nei confronti delle mamme, e quindi vi invitiamo a venire a scoprire tutti qui da noi. La giuria è composta, che dovrà poi decidere, appunto, decretare il vincitore? Sì, la giuria è stata scelta, ovviamente noi ne siamo all'oscuro, non sappiamo chi sono, e si esibiranno anche loro sul palco, saranno presenti nel momento in cui ci sarà l'esibizione dei carri. Sono ovviamente persone che sono esperte nel campo, ingegneri, architetti per quanto riguarda i carri allegorici, e abbiamo istruttori di danza e campioni nazionali per quanto riguarda i gruppi coreografici. Il vostro carro è ispirato all'istinto materno. Come mai questa scelta? Abbiamo deciso di fare un carro dedicato alle mamme che tengono l'affetto ai propri figli. Quanti siete a lavorare? Siamo periodo intensi, arriviamo anche a 30-40 persone. Sarà molto lunga la preparazione? Dura 4-5 mesi. Come più tempo ci mettiamo, più escono grossi, diciamo.